degli avvicinamenti che lui ha fatto nel supermercato dove lavorava, e che è confermato anche da un suo collega, un collega della vittima, nel quale lui l'ha spinta, gli ha dato una spinta e gli ha detto: ti ammazzo. Nemmeno l'intrusione in casa e la minaccia ti uccido può bastare. Per una custodia in carcere, per tutte le volte che te lo stalker, eccetera, la minaccia ti uccido, eccetera, c'è quasi sempre, quindi non basterebbero le carceri, ecco, non basterebbero le carceri. Ricordo che l'omicidio è avvenuto nell'arco di non più di una ventina di minuti, perché lei era viva alle 11:21 quando ho risposto, ho visualizzato, non ricordo, un messaggio WhatsApp del marito, e non era più vivo, comunque in condizione di rispondere, alle 11:47, che era l'unica persona che aveva un movente nei confronti di Vanessa. Sulla scena del crimine sono stati trovati il martello con l'insegna scritta della sua ditta individuale 7 Color, utilizzato per sfondare la porta vetri laterale d'ingresso della villetta, e il coltello da cucina utilizzato per compiere il delitto rinvenuto nel lavandino. È un coltello da cucina che non faceva parte dei servizi presenti in quella casa, con un manico di legno molto caratteristico e simile ai coltelli da cucina che c'erano invece nell'abitazione di Bugiaro. Quando è stato sottoposto a fermo aveva indosso i vestiti che indossa la persona che è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza di una villetta vicina a scavalcare la recinzione della casa di Vanessa. In serata ha fatto, questo fa parte comunque di un quadro indiziario, in serata ha telefonato al 112 con un telefono privo di SIM in maniera da non essere localizzabile, e con un giro di parole, a mio parere, ha sostanzialmente ammesso il fatto. Volevo dire che anche le mie misure con il divieto di avvicinamento, misure non carcerarie, non danno la garanzia al 100%. Nemmeno l'intrusione in casa e la minaccia ti uccido può bastare. Per una custodia in carcere, per tutte le volte che te lo stalker, eccetera, la minaccia ti uccido, eccetera, c'è quasi sempre, quindi non basterebbero le carceri, ecco, non basterebbero le carceri, questo qui. Però diciamo che queste possono servire. Potrebbe servire per un divieto di avvicinamento. Il divieto di avvicinamento, questo purtroppo non c'è stato, ecco, ma non sapremo mai, non si potrà mai sapere se questa misura sarebbe bastata o meno, perché di fronte a un'irruzione così fulminea.